Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La ricetta che preparo oggi è quella della cheesecake alle pesche senza cottura. Vediamo insieme tutti i passaggi per realizzarla. Verso in una ciotola i biscotti sbriciolati insieme al burro fuso e li mescolo per bene fino a ottenere un composto piuttosto sabbioso. Ora prendo uno stampo foderato sul fondo con carta forno e sui bordi con un foglio di acetato. Se non avete l'acetato va benissimo anche della pellicola. Verso il composto di biscotti e burro sul fondo della tortiera. Lo livello per bene prima con un leccapentole e poi con le mani fino a ottenere uno strato uniforme. Ripongo la base per 30 minuti in freezer. Ora passo alla realizzazione della crema. Per farlo verso in una ciotola dai bordi alti la panna e comincio a montarla con l'aiuto delle fruste elettriche. Vado avanti a montarla fino a quando risulta neve ben ferma. Ora verso metà della ricotta nella ciotola del mixer e vado avanti a frullarla fino ad ottenere una crema liscissima. Verso la crema che ottengo nella panna e metto da parte. Ora frullo la ricotta rimanente. A questa vado a incorporare lo zucchero a velo e poi frullo ancora per qualche secondo. Ora in un pentolino verso un goccio di panna e ci aggiungo la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda. Vado a riscaldare il tutto fino a quando la colla di pesce non si sarà completamente sciolta. Riprendo la panna che avevo messo da parte e ci vado ad aggiungere la ricotta e la colla di pesce sciolta. Frullo il tutto per qualche secondo con un mixer fino a ottenere una crema liscia e priva di grumi. Unisco anche la buccia di limone grattugiata e la incorporo al composto con l'aiuto di un leccapentole. La crema è pronta e la verso sulla base di biscotti. Livello per bene la superficie e poi ripongo la torta in freezer per almeno 2 ore. Ora preparo la gelatina di pesche che andrà messa sopra la nostra cheesecake. Verso in un pentolino le pesche tagliate a pezzetti e ci aggiungo lo zucchero. Porto tutto sul fuoco e vado avanti a cuocere per qualche minuto, fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto e si sarà formato un composto simile a uno sciroppo. Verso le pesche il loro sciroppo all'interno di un bicchiere alto e le vado a frullare con l'aiuto di un mixer a immersione. Quando sono completamente frullate aggiungo anche la colla di pesce reidratata e frullo ancora per qualche secondo. Verso la gelatina di pesche sulla torta bella fredda e la ripongo in freezer per altri 30 minuti. Trascorso questo tempo, tolgo la torta dal freezer, la sformo e la trasferisco in un piatto. La cheesecake alle pesche è pronta per essere servita. Vi assicuro che è davvero squisita. Questa torta si conserva in frigorifero per 3-4 giorni, oppure puoi decidere di conservarla in freezer, magari tagliata a fette, per avere un dolce pronto anche all'ultimo minuto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al mio canale. Mi trovate anche su Instagram con tante altre ricette.